ma teniamo le altre vetture, abbiamo da operare le carrozze, le altre vetture presenti nel nostro parterre, nel cuore del palco. Thank you.
li salutiamo dalla terrazza, li salutiamo ovviamente anche dal pit lane in questa parata, questa sfilata, per ricordare il ritorno del pubblico sugli spalti, soprattutto del fatto che nelle tribune della Torre Monumento Ferrari, nel contesto della prima edizione dedicata alla missione, al culto dello sport, al culto delle più performanti vetture di Formula 1, ovviamente anche di Formula 2, le Formula 1, le Formula Italia, insomma il percorso sportivo, possiamo dire, addirittura dagli anni 50 per quanto riguarda il racing, ma addirittura dagli anni 20 e dagli anni 10 per quanto riguarda invece le vetture presenti nelle varie situazioni, anche in, ovviamente da parte dei nostri espositori e dei nostri partecipanti. Tutto godiamoci veramente questa ultima grande sfilata e con questa preparazione, questa coreografia. Ne approfittiamo intanto per cominciare a ringraziare tutti i nostri preziosissimi collaboratori, perché quest'anno, per ricordare la grande avventura del team Minardi, per ricordare questi 35 anni di storia, una storia favolosa iniziata a Faenza per quanto riguarda il manager di riferimento, ma possiamo dire con le radici invece ben piantate inizialmente a Roma, con la scuderia del passatore, che chiese proprio l'intervento di Giancarlo Minardi nella gestione. Bene, qui è cominciata la grande avventura di questa incredibile storia, una storia di 35 anni da protagonista come team manager e produttore del mondo delle corse, dalla Formula Italia, all'epoca con la scuderia del passatore, fino alla Formula, le collaborazioni con le grandi case, i motori moderni del mitico ingegnere Carlo Chini di Toscano, che fu il fulcro della squadra corsa Formula 1, che poi con la sua tecnologia, la sua ingegneristica, propose quindi grandi motori per le vetture di Faenza. Non dimentichiamo la Comfort, che è il maggiò, con il resto del motore moderno, lunghissimo serpentone in pit lane. Bene, allora con l'inizio della sfilata